progettuali e cercare di capire quali sono gli elementi che influenzano questa curva del lambda V in funzione di n e quindi della coppia in funzione di n. Quali sono gli elementi in mano al progettista per ottenere un andamento del tipo 1, del tipo 2 o di n altri tipi che potremmo disegnare? Chiaramente tutta una diversa, un'ampia gamma di possibilità, no? Adesso non ve le ridisegno ancora per non sporcare il grafico, però appunto possono fare delle scelte di questo tipo, di quest'altro, cose intermedie, cercare di avere un massimo costante per un ampio campo, insomma un po' di soluzioni diverse, appunto adottando diverse strategie in fase di disegno e di controllo del nostro modello. I parametri sono tanti e chiaramente richiederebbero uno studio approfondito che ci porterebbe forse alla fine del corso solo per parlare di queste cose, quindi non ce lo possiamo permettere. Diciamo soltanto che appunto oggi, stamattina, volevo soltanto segnalarvi un paio di aspetti diciamo più importanti che influenzano parecchio, non al 100%, ma in maniera significativa sono quelli che mi fanno variare la forma, quindi non tanto i valori numerici quanto la forma e quindi di quelle curve e quindi quella che noi chiamiamo curva di erogazione della rete. Diciamo che uno dei punti più importanti è legato al modo in cui facciamo, al modo più che altro, più che al modo, ai tempi, alle scelte che noi facciamo nel comandare l'apertura e la chiusura di queste valvole di aspirazione e di scarico. A livello di introduzione di questo argomento, quando appunto abbiamo siamo passati dal ciclo ideale al ciclo reale e quindi ci siamo posti il problema del riempimento e dello svuotamento del nostro cilindro, abbiamo introdotto il discorso dicendo, cosa abbastanza intuitiva evidentemente, che questa valvola, questo è il lato aspirazione, questa valvola evidentemente la apriamo quando lo stantuffo è al punto morto superiore, la apriamo e così permettiamo il riempimento del cilindro e la chiudiamo quando è arrivato al punto morto inferiore, inverte il moto, risale e quindi ci affrettiamo a chiuderla. Altrettanto sullo scarico abbiamo immaginato che questa valvola l'aprissimo alla fine della fase utile, alla fine della fase di espansione, cioè, ok? E in modo tale, stiamo sempre parlando dei motori a quattro tempi, per cui appunto a fine espansione, proprio per sfruttare al massimo l'espansione, quindi raccogliere quanto più lavoro positivo possibile, a fine quando lo stantuffo è arrivato al punto morto inferiore, quindi diciamo non ha più possibilità di far crescere il volume a disposizione del fluido e quindi il lavoro che si è raccolto, quello è, se poi riduciamo il lavoro nella corsa successiva, questo lavoro non si raccoglierebbe più, ok? E quindi quello è il momento, intuitivamente quello è il momento per aprire la valvola di scarico, poi dedichiamo una intera corsa di questa tipologia di motori a quattro tempi, un'intera corsa allo scarico dei gas combusti. Quando questi sono usciti, immaginiamo, abbiamo detto nella realtà non usciranno il 100%, ma una frazione vicina a questo 100%, a quel punto lo stantuffo ha raggiunto di nuovo il punto morto superiore, inverte di nuovo il moto per dare inizio al nuovo ciclo, quindi
il ciclo inizierà di funzionamento, inizierà con una nuova fase di aspirazione. Quindi ovviamente uno dice chiudiamo questa valvola di scarico e viceversa apriamo quella di aspirazione. In pratica è come se avessimo fatto coincidere questi istanti, questi cosiddetti punti valvola, questi eventi di apertura e chiusura esattamente con le posizioni dei punti morti. Se questo appunto è il vediamo una rappresentazione polare, cioè, quindi qui per esempio c'è un punto morto superiore, qui un punto morto inferiore, diciamo che è come se avessimo appunto una fase di aspirazione che è questa, la compressione, l'espansione e lo scarico. Ok, quindi in rotazione, in angoli di rotazione di quest'albero, appunto, evidentemente ognuna di queste operazioni è esattamente 180 gradi di rotazione dell'albero. Allora, in realtà le cose non vanno mai così, nei motori reali non vengono mai fasate le aperture e le chiusure esattamente sui punti morti e sui periodi. Cominciamo dalla cosa più semplice da discutere e che è sì, la cosa più semplice. Per esempio, quindi non proprio in questo ordine logico che abbiamo detto, ma vediamo la cosa più semplice, ovvero l'istante in cui andare ad aprire questa valvola di scarico. In realtà, se noi anticipassimo un pochino questa apertura, cioè quando siamo ancora in espansione, per esempio verso la fine chiaramente dell'espansione, con un certo anticipo, un anticipo di 40, 50, in qualche caso anche 60 gradi rispetto al punto morto inferiore, se aprissimo in quell'istante la valvola di scarico, che cosa accade? Qui vediamo subito che se l'apriamo in questo istante abbiamo dentro al cilindro, vuol dire che abbiamo una pressione significativamente più alta rispetto a quella esterna, valori pratici diciamo 3, 4, qualche volta anche 5 volte il valore della pressione nel condotto che regna nel condotto di scarico. Ok? E quindi questo significa che io apro il tappo, apro la valvola di scarico e immediatamente diciamo una gran parte del contenuto di questi gas combusti si precipita nel condotto di scarico. Da un punto di vista proprio pratico, se volete un'indicazione, diciamo che circa i tre quarti, il 75-80% della massa del gas presente nel cilindro, quella che ha partecipato alla termodinamica del ciclo, scappa via, esce in questo modo, in questi 40, 50, 60 gradi di anticipo, cioè quando lo stantuffo sta ancora muovendosi verso il punto morto inferiore ed esce, come si suol dire, spontaneamente. Si chiama proprio fase di scarico spontaneo questo qui, si chiama scarico spontaneo, proprio a indicare che spontaneo, insomma non è proprio l'aggettivo migliore, però questo è il termine usato che vuole sottolineare come questo scarico non sia prodotto dalla corsa dello stantuffo che avverrà soltanto in un secondo momento, ma che spontaneamente, in realtà per differenza di pressione chiaramente, questi gas vengono espulsi. L'altra conseguenza è che chiaramente se noi mettiamo in comunicazione l'interno del cilindro con l'ambiente esterno, appunto, le pressioni poi vanno a bilanciarsi e quindi noi in questa fase
di espansione è quella in cui stiamo raccogliendo lavoro, no? È l'unica che ci consente di raccogliere quel lavoro, appunto cosiddetto di espansione. Evidentemente, anticipando questa apertura e equilibrando le pressioni, evidentemente rinunciamo a una fetta, a un minimo di lavoro di espansione. Il risultato significherebbe, qui non riesco a disegnare, ma in pratica questa curva della pressione avrebbe un cambiamento di pendenza, tenderebbe ad abbassarsi, non proprio verticalmente ma quasi verticalmente, e quindi diciamo l'area sottesa a questo pezzetto ci rappresenterebbe la perdita sul piano PV, ci rappresenterebbe la perdita di lavoro che noi otteniamo. Però quindi che cosa significa? Quindi da una parte perderemmo un pochino il lavoro sul lavoro di espansione, però chiaramente se noi la studiamo bene questa cosa, ed è quello che si fa, cioè questo valore che io vi ho detto, un anticipo di qua 40, 50, 60, è chiaro che sono dei numeri che io vi sto buttando giù così per darvi un'idea, è chiaro che poi fanno la differenza, nel senso che va scelto accuratamente questo valore, perché se appunto si fa una scelta ottimizzata, il risultato è che fuoriuscendo spontaneamente circa l'80% poco meno dei gas, della massa di gas presenti in camera, significa, questo fatto significa che la successiva fase di scarico, che chiameremo appunto scarico forzato, okay? Quindi questo qui, quello proprio tipico della corsa, dal punto morto inferiore al punto morto superiore, questo qui sarà lo scarico forzato, okay. E il lavoro, questo lavoro che andremo a spendere, evidentemente, siccome è interessato a una massa, diciamo un quarto o un quinto di quella presente, evidentemente questo lavoro diminuisce proporzionalmente a questa massa di gas contenuta. Come dicevo, un pochino si perde sul lavoro di espansione se si sceglie accuratamente quell'istante di apertura, e quindi si fa un bilancio fra quello che perdiamo al lavoro di espansione e quello che risparmiamo in termini di lavoro di scarico forzato, si giunge appunto a questa conclusione che un certo valore di anticipo, variabile da caso a caso, attenzione, variabile da motore a motore, quindi i numeri non ve li ho detti prima giusto per darvi un'idea, un ordine di grandezza, ma assolutamente variabile da caso a caso, però in generale possiamo affermare che un certo anticipo nell'apertura di quella valvola di scarico è scelto con cura, provoca un beneficio in termini di lavoro utile, quindi di coppia alla fine, che si ottiene, perché appunto quello che risparmiamo, risparmiamo parecchio in termini di lavoro di scarico forzato, mentre perdiamo poco, molto poco, in termini di lavoro di espansione. Quindi è benefico, diciamo, è favorevole, è vantaggioso anticipare un pochino l'apertura dello scarico. E quindi questo praticamente tutti i motori lo fanno. Ok? Bene. E questo, come dicevo, era una cosa abbastanza facile da vedere, che però, diciamo, per il momento non c'entra granché col nostro discorso di partenza, cioè andare a capire cos'è che fa variare lambda V con quindi la coppia in funzione di N. E adesso ci arriviamo. E qui il discorso si va un attimo un pochino più complicato. Allora,
guardiamo, per fissare le idee, cominciamo a guardare questa fase di aspirazione. Abbiamo detto, immaginiamo di aprire la valvola di aspirazione, appunto quando lo stanzuccio è appunto molto superiore, apriamo questa valvola, l'aria o la miscela aria e combustibile si riversa, quella che abbiamo imparato a chiamare carica fresca, la carica fresca si riversa all'interno del cilindro richiamata dalla depressione generata proprio dall'aumento di volume che il pistone rende disponibile all'interno del cilindro. Ok, poi lo statuffo giunge al punto molto inferiore, inverte il moto e inizia a risalire. Che cosa, se fotografiamo appunto la situazione in questo istante, cioè proprio all'istante in cui lo stantuffo sfiora il punto morto inferiore, noi abbiamo questa valvola ancora aperta, si sta per chiudere, ma ancora aperta, e abbiamo questo flusso di aria che entra all'interno del cilindro. Abbiamo detto l'aria entra se la pressione nel condotto di aspirazione è maggiore rispetto alla pressione all'interno del cilindro. Nel momento in cui lo stantuffo raggiunge il punto morto inferiore, il cilindro si è riempito, queste due pressioni si equilibrano, no? Nell'istante in cui lo stantuffo raggiunge il punto morto inferiore, e quindi diciamo che sarebbe appunto opportuno chiudere in quello stesso istante, così come l'abbiamo disegnato in un primo momento qua sopra, chiudere quella valvola per evitare che quello che era entrato poi venga espulso. In realtà però dobbiamo considerare una cosa, questo è vero, sicuramente è vero, però bisogna dire che chiaramente al termine l'energia, diciamo, che il fluido ha e che spende per entrare all'interno del cilindro, possiamo vederla composta di due termini, un termine di questa pressione, chiamiamola statica, ma c'è anche un termine cinetico che è evidentemente legato all'energia del flusso entrante. Qualcuno, volendo, potremmo pure inglobare tutto nel termine di pressione, quindi diciamo vedere la pressione composta da un termine statico, okay, più un termine dinamico, diciamo, legato alla velocità con la quale il all'energia cinetica con la quale il fluido, quindi avere una pressione totale, diciamo una pressione totale composta da un termine statico più un termine dinamico, okay? Cioè inglobare nell'energia di pressione, quindi ecco perché abbiamo fatto comparire la densità, quindi più che la pressione, l'energia di pressione, comparirà anche l'energia cinetica. Allora, è vero che, tornando al nostro sistema, è vero che sicuramente nell'istante in cui lo stantuffo raggiunge il punto morto inferiore, qui si è riempito tutto, le pressioni statiche si equilibrano. Però è anche vero che il termine cinetico, che chiaramente dipende, evidentemente l'energia cinetica dipende dalla differenza di pressione, però l'energia cinetica, per passare da un certo valore a zero, impiega un certo tempo. Non so se rendo l'idea. Se voi avete una corrente gassosa che si muove con una certa
velocitarsi. È chiaro che se viene a mancare la forzante, quella che provoca questa velocità del fluido, è chiaro che la corrente si fermerà. Il problema è che impiega del tempo, cioè non passa da 20, 30, 40 metri al secondo a zero in un tempo zero, ok? Ha un effetto cosiddetto inerziale, ok? La corrente gassosa, per ridursi a zero questa componente, impiega un certo periodo di tempo. Questa cosa è stata osservata, studiata e sfruttata per migliorare il riempimento, nel senso che se, sottolineo questo se, poi ci torneremo sopra, se la corrente gassosa di carica fresca che sta entrando qui nel centro è dotata di un valore significativo del termine cinetico, se noi non chiudiamo questa valvola di aspirazione esattamente in corrispondenza del punto morto inferiore, cioè la lasciamo aperta ancora per qualche istante quando lo stantuffo sta risalendo, la pressione all'interno comincia a crescere, però abbiamo ancora questo termine cinetico a nostro favore. Si osserva che appunto per qualche istante, anche se lo stantuffo ovviamente ha compiuto pochi millimetri in questo momento perché sta riaccelerando, quindi si muove diciamo un po' lentamente, quindi si muove, compie un piccolo tratto, la pressione cresce qui dentro, comincia a crescere lentamente. Nel frattempo abbiamo l'inerzia della colonna fluida che si sta riversando. Se noi lasciamo la porta aperta, facciamo ancora entrare carica fresca. E quindi in pratica la fase di aspirazione si prolunga, diciamo, fino a questo altro punto. E diciamo che noi chiudiamo in ritardo, ecco, questo istante, appunto, è l'istante di chiusura della valvola di aspirazione. Quindi si dice che Rita rappresenta questo valore angolare, non so, appunto 10 gradi dopo, 20 gradi dopo il punto morto inferiore, un valore ancora una volta molto variabile da caso a caso. Noi ritardiamo la chiusura della valvola di aspirazione. RCA sta a indicare appunto il ritardo alla chiusura, espresso in gradi di angolo di manovella, il ritardo alla chiusura della valvola aspirazione. In questo modo, vedete, la fase di aspirazione dura un po' più di 180 gradi, e ammesso che abbiamo aperto proprio al punto morto superiore, dura appunto 180 più questo ritardo, che ne so, quindi 200 gradi, 190, 205, cose così. Okay. E questo può favorire il riempimento. Analogamente, vediamo il simmetrico, come al solito, dell'aspirazione. Il simmetrico è sullo scarico. Se facciamo lo stesso ragionamento logico, andiamo un po' più in fretta perché insomma, la logica è simile. Quando abbiamo dedicato tutta la corsa di scarico forzato per l'espulsione di questi gas combusti, lo stantuffo arriva qui, inverte il moto e quindi fa abbassare la pressione qui all'interno. Ancora una volta, diciamo, la pressione statica sì, si abbassa e quindi si rischia di far rientrare i gas che avevamo faticosamente espulso, però se la colonna fluida di gas esausti ha un'elevata velocità, quindi ha un significativo termine di energia cinetica che si accompagna a quello di pressione statica, ancora una volta, in analogia con quello che dicevamo prima, se ritardiamo un pochino la chiusura di questa valvola, questa colonna di gas combusti continua a fluire verso l'esterno e quindi migliora lo svuotamento, il lavaggio si chiama così,
del cilindro rispetto alla massa dei gas combusti. In questo modo si riesce ad espellere, appunto, come vi dicevo, è difficile che l'espulsione sia al 100%, e questo è un accorgimento per avvicinarsi a questo, per arrivare a un 98-99%, anche 99, qualcosa, dei gas combusti, ritardando un pochino la chiusura della valvola di scarico, quindi facendola avvenire non qui, ma diciamo con un certo ritardo. Quindi questo lo chiameremo ritardo RCS, ritardo alla chiusura della valvola di scarico. Ok, quindi le abbiamo chiuse per sfruttare questi effetti, si chiamano proprio così, effetti inerziali. Per sfruttare questi effetti inerziali, finora abbiamo visto, abbiamo chiuso un po' in ritardo sia la valvola di aspirazione sia la valvola di scarico. Quindi gli eventi sono quattro, no? le aperture di entrambe e le chiusure di entrambe. Sulle chiusure abbiamo parlato, abbiamo parlato dell'apertura della valvola di scarico, che entra in una logica diversa, quella di ottimizzare il lavoro utile, quindi una logica diversa. Ci resta l'unico punto di cui ancora non abbiamo discusso, è l'istante di apertura della valvola di aspirazione. Anche qui si può fare un certo ragionamento, diciamo, più o meno lo immaginate, diciamo che quello che si fa normalmente è anticipare un pochino l'apertura della valvola AAA, cioè anticipo apertura aspirazione di qualche grado. Questo si fa per due motivi, uno un po' banale, diciamo semplice, nel senso che per aprire queste valvole, le valvole, a proposito di cui stiamo parlando, sono fatte così, no? Si chiamano valvole a fungo, vabbè, capite voi perché si chiamano valvole a fungo, ok? E queste si aprono in che modo? Queste praticamente qui sono affacciate sulla questa sarebbe messa qui. Per aprirla qualcuno si mette qua sopra e la spinge verso il basso. L'escursione, cioè questa si chiama alzata, anche se è una discesa, ma diciamo l'alzata della valvola, insomma la traslazione verticale, no, ordine di grandezza un centimetro, quindi sì, parliamo di 8, 9, 10, 11, 12 mm per i motori piccoli, insomma, lasciamo perdere i grossi motori navali, motori delle automobili, no? Questo è l'ordine di grandezza. Se vi fate un calcolo, se guardate delle immagini, dei grafici, io ce le avrei, però metteremo troppo tempo adesso per recuperare. Quello che vi voglio dire è che per far abbassare di 10 mm questa valvola, e quindi per arrivare alla massima apertura, alla massima, cioè tutto il flusso di cui parlavamo, eccetera, è riferito a quando questa valvola è completamente aperta. Tenete presente che, con quel concetto che vi chiamavo all'inizio, quando parliamo di questo tipo di impianti, vi ricordate, vi dissi, attenzione, dobbiamo fare i conti con una variabile alla quale non siamo tanto abituati. Siamo più abituati a discutere in termini spaziali, a vedere le differenze in funzione di x, non di z, poco in funzione del tempo. Parlando di questi motori instazionari, non stazionari, fortemente non stazionari, la variabile tempo diventa importante. E anche in questo caso, appunto, diventa importante, nel senso che il tempo che impiega la valvola per aprirsi completamente è confrontabile con i tempi di funzionamento del motore, cioè con il tempo durante il quale questo stantuffo, diciamo, raggiunge il punto morto superiore, inverte il moto, comincia a tornare giù. Nel senso che questa massima apertura, beh, chiaro, dipende da quanto velocemente sta girando quest'albero, ma per valori intermedi, diciamo che la massima apertura si raggiunge quando lo stantuffo è arrivato quasi a metà, diciamo quando ha compiuto un terzo della corsa, quasi una metà della corsa, si ha la massima, si riesce ad avere la massima apertura di questa valvola.
Allora, se noi cominciamo ad aprire, iniziamo a dare il comando di apertura un po' prima, facciamo in modo che quando le pressioni sono favorevoli, cioè quando qui dentro già si è generata un minimo di depressione rispetto al condotto di aspirazione, questa valvola sia significativamente aperta, ok? E quindi ci possa essere un certo flusso. Quindi questo spinge ad aprirla in anticipo. L'altro motivo è più di natura fluidodinamica, che riguarda quelle dinamiche inerziali di cui parlavamo prima. Se ci riflettete, questo significa, se ci ricordiamo quello che abbiamo detto prima, che lo scarico viene chiuso in ritardo, se apriamo in anticipo l'aspirazione, vedete che per un certo intervallo angolare o intervallo di tempo, fra la fine di un ciclo di funzionamento e l'inizio dell'altro, per questo intervallo di tempo o intervallo angolare, avrò la valvola di scarico ancora un po' aperta e la valvola di aspirazione che già incomincia ad aprirsi. Quindi per questo periodo, che si chiama periodo di incrocio delle valvole, questo è il termine gergale, incrocio delle valvole, sono simultanee aperte da una parte l'aspirazione e dall'altra lo scarico, anche se parzialmente, ma sono aperte entrambe per un certo periodo di tempo. Questo ha un effetto benefico. Chiaramente, un po' ve lo accennavo prima, un po' lo intuite, un po' ve lo ribadisco, è sottinteso che tutte queste cose che vi sto dicendo, cioè la scelta di questi istanti di apertura e di chiusura, va fortemente ottimizzata, nel senso che caso per caso, io prima vi ho detto dei numeri, 10 gradi, 40, 50, tutti i numeri utili di 10, ma invece chiaramente non è così, nel senso che io posso scegliere un valore ottimale 18 per l'anticipo all'apertura di questa valvola o 13 per il ritardo alla chiusura di quest'altro. Se invece di 18 adottassi 19 o 21 e qua 11 o 12, io non ottimizzerei ben nulla, farei un danno, non so se rendo l'idea. Questo, insisto su questa cosa, questi numeri caso per caso fa parte del lavoro dell'ingegnere che si dedica a queste cose, scoprire appunto questi numeretti magici, insomma, che ottimizzano. Quindi, premesso che questi valori appunto siano scelti con cura, se sono scelti con cura, fluidodinamicamente che cosa sta succedendo quando si incrociano? Perché questa la sto aprendo in anticipo e questa la sto chiudendo in ritardo. Significa che appunto qui apro questa valvola e quindi provoco l'ingresso del fluido fresco che si riversa all'interno del cilindro, mentre da questo lato c'è ancora il processo di fuga dei gas combusti attraverso la luce ancora aperta. Questa chiaramente, quindi velocità, a elevata velocità significa bassa pressione in questa coda, no, della colonna fluida, si chiama effetto scia in fluidodinamica, che significa appunto creare un surplus di depressione in questa zona, quando nel momento in cui la depressione in realtà nel cilindro sarebbe scarsa. Perché? Perché lo stantuffo sta ancora in prossimità del punto morto superiore, non ha avuto modo di allargare tanto il volume da generare una grossa depressione. Quindi questa depressione aggiunta artificialmente da questo effetto scia ha l'effetto favorevole di richiamare nei primi istanti della fase di aspirazione, di richiamare con maggiore velocità e quindi alla fine in un certo intervallo di tempo aumentare la massa intrappolata di carica entrante dal lato aspirazione. Non so se sono stato chiaro, se no lo ripeto. Questa è un po' la logica di questa cosa. Ripeto ancora una volta, è chiaro che va ottimizzata in maniera spinta questo discorso, perché cose che possono capitare tranquillamente, tutte negative, nel senso che tranquillamente se esagero con questa simultanea apertura, alla fine nessuno vieta
alla carica fresca di, come si suol dire in gergo, di fare un cortocircuito con lo scarico, entra e se ne va tranquillamente nel condotto di scarico senza partecipare al ciclo termodinamico, quindi con peggioramento per quanto riguarda il rendimento, perché io mi aspetto il contributo di una certa massa, in realtà non ha partecipato alla termodinamica del ciclo tutta quella massa, perché una parte era entrata e se n'è uscita senza partecipare al ciclo termodinamico, senza contare che poi dobbiamo capire chi è questa carica, perché se è soltanto aria c'è solo questa perdita di natura termodinamica, ma se è aria e combustibile, chiaramente lascio a voi trarre le conseguenze sulla scarsa opportunità di far fuoriuscire questa portata attraverso il condotto di scarico tramite questa sorta di cortocircuito fluido dinamico. E sempre se qui abbiamo una miscela di aria e combustibile, c'è anche il rischio contrario, cioè che una parte di questi gas combusti risalga nel condotto di aspirazione. I gas combusti hanno temperature in quei punti che sfiorano i 1000 gradi centigradi. Se io lì ho una bella miscela che si sta preformando di aria e combustibile, a contatto con un gas a 1000 gradi centigradi, quella temperatura è sufficiente all'autoaccensione di quella, cioè, quindi io avrei una fiamma che risale tutto il condotto di aspirazione, ritorno di fiamma, sia qualche volta in qualche motore da competizione si è visto in passato, oggi non succede più perché ci sono altre logiche, qualche volta in televisione si vedevano in queste gare, insomma, queste fiamme provenite dai condotti di questi motori dovuti a questo inconveniente. Quindi tutto questo per ribadire quello che vi dicevo prima: l'effetto è favorevole se fluidodinamicamente è ottimizzato, ma richiede un'ottimizzazione, ripeto, spinta, cioè molto attenta nella scelta di questi valori, perché una scelta sbagliata può provocare effetti contrari, cioè assolutamente deleteri, peggiorare il rendimento, peggiorare la termodinamica del ciclo, l'impatto sull'ambiente, provocare disastri tipo le fiamme nei condotti di aspirazione, e quindi come potete immaginare questi effetti. La cosa significativa, quindi tornando al nostro discorso, da tutto questo ricaviamo appunto che è fondamentale il peso per quanto riguarda 3 su 4 di quegli eventi, quindi anticipo apertura aspirazione, ritardo, soprattutto ritardo chiusura aspirazione, e anche anticipo apertura scarico, ma soprattutto per quanto riguarda il più importante di questi eventi è proprio quell'RCA, il ritardo alla chiusura dell'aspirazione. È chiaro che il valore che noi andremo a scegliere, questo famoso angolo che va scelto con molta cura, va scelto con molta cura e siamo d'accordo, però la cosa è ulteriormente complicata dalla circostanza che quella scelta non va sempre bene qualunque sia la N, il punto di funzionamento, la velocità di rotazione del motore. Perché? Perché questo effetto inerziale, come abbiamo detto, dipende, per definizione di inerzia, di effetto inerziale, dipende fortemente dal valore di questo termine. Che voglio dire? Voglio dire, se il motore sta dimenticavo un presupposto, che chiaramente C con A, questa velocità dell'aria in quei condotti, è assolutamente direttamente proporzionale alla velocità media del pistone, la quale a sua volta è assolutamente proporzionale, direttamente proporzionale alla velocità di rotazione. Ok? Quindi questo che cosa significa? Che
se quando il motore gira lentamente, anche l'aria, lo startuffo si muove lentamente e anche tutti i flussi di aria e di gas in quei condotti sono più lenti. Okay? Questo significa appunto che quando il motore si trova a girare in questa porzione del suo campo di funzionamento, questo termine, proprio se andiamo a fare dei calcoli confrontato con il termine di pressione, è molto piccolo, praticamente è trascurabile. Il che significa che se io ho imposto un ritardo di chiusura piuttosto consistente, effettivamente avrei quell'effetto indesiderato. Siccome non ho più questo contributo dell'energia cinetica, come dicevo, abbastanza trascurato, le pressioni statiche qui al punto morto inferiore si sono equilibrate, io tardo a chiudere questa porta di ingresso e che faccio? Rimando fuori, espello fuori un'altra volta la carica che faticosamente avevo fatto entrare durante la corsa di aspirazione. Si chiama proprio riflusso. Penalizzazione, questo effetto di riflusso, backflow, lo chiamano in inglese, ma che insomma, c'ha la traduzione italiana, questa volta calzante, si chiamano perdite di riflusso. Se per esempio io ho imposto un valore per quest'angolo un po' più grande di quello che avrei dovuto fare, ok? È chiaro che dice che evidentemente quest'angolo può essere ampliato mano a mano che cresce n e quindi cresce il termine cinetico in questa mia espressione, ok? Nel senso che quando il motore comincia a girare più velocemente, quell'effetto inerziale si fa sentire. Allora, se io chiudessi esattamente al punto morto inferiore, rinuncerei al beneficio di questo effetto inerziale, mentre invece lo sfrutto quando appunto questo regime è diventato compatibile a generare un certo effetto inerziale. È chiaro quindi che il discorso che facevamo prima, se io chiudo abbastanza in fretta per esempio concentriamoci sul più semplice, vederlo sulla valvola di aspirazione, se io la chiudo abbastanza in fretta con un ritardo molto piccolo, significa che appunto sto facendo una scelta di privilegiare il comportamento del motore in questo intervallo. Perché? Perché con un angolo molto piccolo non avrei effetti inerziali da sfruttare, preoccupandomi di chiudere presto, mi sto evitando questo effetto riflusso, ok? Se viceversa io ho scelto un angolo di chiusura piuttosto grande, che cosa significa? Significa che a bassa velocità, cioè dove non posso sfruttare l'effetto inerziale, io ho un forte riflusso, ho una forte penalizzazione di riflusso. Questo gap che voi vedete che vi ho scarabocchiato qua, questo gap se non al 100% ma al 90% gli possiamo dare un nome preciso, riflusso. Questo fatto che qui questa curva sia più alta di qui, questo dipende dal fatto che il motore 1 ha scelto un istante di chiusura della valvola di aspirazione abbastanza piccolo, quasi prossimo al punto morto inferiore, mentre invece possiamo affermare con buona precisione che il motore 2 ha fatto una scelta diversa, ha imposto un ritardo piuttosto ampio. Questo ritardo ampio ha comportato perdite di riflusso a bassi giri, perché a bassi giri non ho nessun effetto inerziale. Viceversa, ha comportato un effetto benefico in corrispondenza di un regime abbastanza elevato, dove quel ritardo ampio ha consentito di, in presenza di elevate velocità e quindi di contributo cinetico sostanzioso, esattamente a quel regime riesce a sfruttare bene questo effetto inerziale, provocandone un picco nel coefficiente di riempimento e quindi della coppia.